Il nostro progetto è quello dell'ambasciatore dell'Unione Europea dei Mediatori. Lui è il nostro ambasciatore presso il Comune di Lucca e attualmente stiamo lavorando per portare il secondo forum europeo di mediatori a Parigi ad ottobre. Se ne sta occupando l'associazione francese di Jean Milassou e il dottor Pucci la scorsa settimana è stato in Romania e ci aggiornerà sui suoi lavori, i suoi incontri. Grazie. Prima di fare questo, io innanzitutto ti direi che sono felicissimo di aver partecipato a questa assemblea, perché ho scoperto che qui a nord la medesima funziona. Io vengo dalla Toscana, dove in Toscana, dove c'è una guerra tra uscio e uscio, come si dice porta a porta, gli accordi di mediazione si reagirono intorno al 10%. Addirittura io ho avuto un incontro con un avvocato dove il cliente veniva con tutta la buona intenzione di trovare l'accordo, l'avvocato lo portava fuori e diceva: ma che se scemo a fare diversione, fa l'accordo. Andiamo in causa così si dice e vedrai quanti soldi ti faccio prendere. Questa è la realtà toscana. Allora, veniamo invece ai miei risultati. Io all'indomani del trattato dell'Unione Europea e la mia nomina ambasciatore dell'Unione del Comune di Camaiore, io ho ottenuto dei risultati abbastanza eccellenti. Cioè, prima di tutto sono riuscito a incontrare e a prendere degli appuntamenti con i 5 sindaci su 7 della Messina e praticamente io andrò a proporgli la nomina di ambasciatore dell'Unione Europea e in più ora vorrei chiedere una cosa al dottor Giordano: se in Toscana esiste lo sportello dell'Italia? No, non abbiamo sportelli di Italia in Toscana, abbiamo diverse regioni del territorio nazionale, la maggior parte degli sportelli sono concentrati però in Lombardia, la Toscana è una zona per noi. Ma se io volessi capirlo, mi accettate? Noi siamo conosciuti in termini di risultati, quindi ci conosciamo della notizia. Sicuramente noi parliamo attentamente perché al più presto dobbiamo fare un progetto insieme. Esatto, perché io ho tentato tutto per fare i sportelli di mediazione con il mondo della Messina e ho trovato sempre un po' sbagliato. Guardi, in realtà è territoriale, diverse, no? Anche sì, sì. L'entusiasmo nei primi mesi chiaramente non ha una risposta temporale della Roma. Per voi è un grande onore poter fare una cosa. Il ricordo sulla Roma è il ricordo. Ora, venendo al progetto invece della Romania, io, diceva Gian Mario, sono stato a Bucarest perché io, essendo delegato a Confindustria, sono andato all'Assemblea Generale di Confindustria e ho scoperto una cosa eccezionale. In Italia siamo il 2,5% meno, la Romania ha un PIL 2,5% positivo, cioè noi ci stiamo svelando. Dobbiamo essere un pochino più costruttivi perché, per esempio, in Romania, dopo questo incontro che poi vi illustrerò adesso, ho aperto uno sportello di mediazione a Bucarest, dove qualsiasi cittadino italiano o imprenditore che ha dei problemi sul territorio romeno si può rivolgere a Bucarest, dove c'è il nostro invece un avvocato romeno, perché lì bisogna conoscere la lingua romena e il sottoscritto non la conosce, e risolviamo la situazione delle controversie. Allora, venendo al discorso di questo accordo, io ho incontrato due soggetti, il dottor, scusatemi perché io mi sono portato il bigliettino, il dottor Cornel Pavel e il dottor Zeldan Suspak, che sono, Suspak è il vicepresidente del Consiglio dei Mediatori, e questo Consiglio dei Mediatori è reduce dall'Unione Nazionale dei Mediatori, appunto in tutta la nazione romanina, che erano sotto la guida del Ministero della Giustizia.
siccome il Ministero di Giustizia vuole fare un cittadino come ho fatto in Italia, cioè io mi andavo a mediazione, loro non hanno fatto storia di me, hanno preso il Ministero della Giustizia e hanno spostato fuori dalla porta. E ora sono un'associazione privata, riconosciuta dallo Stato romano, e loro stanno lavorando in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Una cosa che io non so se mi piace. Ma non per colpa che i mediatori non l'hanno fatto, perché abbiamo un governo che ci spazza. Poi, l'ultima cosa, certo che mi stavo parlando già Mario, di trasferire l'Unione dei Mediatori, l'Unione Europea dei Mediatori, da Roma a Lisbona, proprio stamattina quando mi ha annunciato il mio evento di oggi pomeriggio, io ho parlato per telefono, ecco, il rapporto con un certo onorevole, l'onorevole Bergamini, la quale vi saluta tutti, e il 28 non può essere presente perché ha degli impegni a Strasburgo, ma mi riceverà personalmente i primi di luglio per poter procedere con questo progetto e avrebbe bisogno di avere un po' di risultati, poi noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Comunque, diciamo che è stato tutto un lavoro positivo, con tanto sacrificio, ma io sono contento di essere mediatore. Ora, tornando al discorso di stamattina, qualche persona ha detto che noi siamo un paese arretrato. Io lo sto vedendo, oltre alla mediazione, come questi momenti di crisi della mediazione, io ho iniziato anche un nuovo percorso, consulenza delle energie rinnovabili. E anche in questo campo noi siamo paesi del terzo mondo. Cioè, quando vado a parlare di fotovoltaico,